Thomas Markle ha accusato il principe Harry e Meghan Markle di non avergli fornito aiuto e supporto quando i paparazzi lo perseguitavano. Thomas Markle ha affermato che il principe Harry non gli ha offerto alcuna sicurezza o protezione quando i paparazzi hanno iniziato a cercarlo dopo il suo fidanzamento con Meghan Markle. Thomas ha insistito sul fatto di aver ricevuto pochi consigli dal reale su come indirizzare al meglio l'attenzione extra ed è stato lasciato solo a gestire la crescente pressione. Il padre della duchessa del Sussex ha fatto la richiesta nel suo nuovo vlog di Remarkable Friendship su YouTube, ha detto, "Nessuno è venuto a proteggermi o ad aiutarmi quando sono stato scoperto da tutta la stampa. Non ho ricevuto aiuto da nessuno. Continuavo a dire che avevo bisogno di aiuto e l'unica risposta era da Harry." Ha detto, "Il miglior consiglio che posso darti è di non parlare mai con nessuno. Punto." Ha detto, "Non parlare mai con la stampa. Quindi non ha funzionato davvero per me." Thomas Markle ha continuato, "Sono stato perseguitato dalla stampa per un buon paio d'anni. E ci vuole molto da te e la gente può vedere che mi ha fatto molti danni per un po'." Ha anche messo in dubbio il consiglio del principe Harry di non parlare alla stampa, notando che sia il duca che la duchessa del Sussex hanno parlato ripetutamente con i membri dei media da quando hanno lasciato la famiglia reale nel 2020. Ha aggiunto, "Mi stupisce che un uomo che mi dice non parlare con nessuno, sali sul tetto di un autobus lungo L. Hollywood Boulevard per fare un'intervista, mi stupisce che vadano su Oprah Winfrey per ore e si siano seduti lì per ore a parlare ed esporre cose che non dovrebbero esporre a nessuno. E penso che sia così irrispettoso nei confronti dei reali. Ho un grande rispetto per tutti i reali." Thomas Markle non ha incontrato di persona Meghan Markle da prima del suo matrimonio e si crede che non abbia mai incontrato il principe Harry faccia a faccia. L'anno scorso, ha affermato che sarebbe stato pronto ad avviare un'azione legale contro sua figlia per incontrare i nipoti Archie Harrison e Lilibet Diana.